Archiviata la prima prova, oggi è stato il turno della seconda per i maturandi, quella specifica per il corso di studi. Gli studenti del classico si sono dovuti cimentare con la traduzione di greco. È Luciano l'autore proposto e il titolo del brano è L'ignoranza cieca gli uomini. Matematica al liceo scientifico con due problemi. Nel primo problema si tratta di una frazione integrale, nel secondo problema la funzione di tipo irrazionale. Per gli istituti tecnici e professionali sono state invece scelte materie che spaziano da una dimensione tecnico-pratica e laboratoriale. Prove difficili, hanno affermato gli studenti dermolesi, ma non impossibili. Qualcuno di loro ci ha anche affermato di aver ricevuto qualche piccolo aiutino dei professori, ma nel complesso quasi tutti si erano già esercitati durante l'anno sulle diverse possibilità. Questa mattina ci siamo recati presso gli istituti scolastici per qualche commento a caldo. Veramente ci aspettavamo un argomento diverso, siccome gli anni precedenti è uscito il bilancio di esercizio, anche quest'anno c'è il bilancio di esercizio. All'inizio ho avuto una leggera crisi di pianto, però dopo sono stato aiutato anche da alcuni amici, però la prova è passata. Leggermente difficile, però ci aspettavamo altro. Diciamo semplice, gli argomenti li conoscevamo, è andato bene. Classica. Cioè sia teoria che pratica insieme, quindi è una sorta di relazione. Ce ne stanno due, a cui tu devi sceglierne uno. Uno di fisica classica e uno di fisica moderna. Che trattava un circuito. Mentre il secondo era di fisica moderna. Era sull'effetto Compton.